Buonasera a tutti e benvenuti al, a questa puntata del nostro programma Letture Manageriali. Oggi presentiamo il libro di Daniele Bacchi, C'era una volta la ricerca e selezione, storia di Teresa e dell'evoluzione del suo ruolo di HR Manager. Allora, il libro affronta un tema che interessa oggi tutte le organizzazioni perché la, compet la competizione oggi si gioca sulla capacità di assumere e in questo l'HR manager è chiamato a fare la differenza. Sottolineo la capacità di assumere perché di fatto trovare persone non è molto difficile, insomma è facile eh, con anche con ricerche online eh, identificare un elenco di nomi, però la, la vera sfida sta nel riuscire eh, a portare a bordo le persone vincendo insomma, la concorrenza per gli stessi profili. Eh, quindi questo, questo libro racconta l'esperienza di un HR di Teresa alle prese appunto con un, eh, un complicato processo di ricerca e selezione. Quindi il libro di fatto eh, racconta le giornate eh, di Teresa e i problemi appunto che deve affrontare. Per, per Teresa è difficile anche eh, come dire, eh, catturare l'attenzione dei candidati e questo rende eh, difficile raggiungere appunto i suoi obiettivi come manager. Nel, diciamo, nella funzione HR cosa, cosa, cosa è mancato? È mancata un'evoluzione agile, è mancata una comunicazione interna efficace, un corretto utilizzo di dati, un corretto focus sulla candidate experience. Allora, il libro ci apre una riflessione molto ampia sulla funzione eh, HR e eh, vuole sottolineare l'importanza appunto del ruolo. Eh, ma veniamo all'autore, dicevo collegato con noi c'è eh, Daniele Bacchi, CEO e founder di Reverse. Daniele Bacchi è un ingegnere del software lavora nel settore HR da molti anni, quando era molto giovane, aveva, a soli 29 anni è diventato Chief Technology Officer di un gruppo multinazionale dedicato a offrire servizi di recruiting, somministrazione, outplacement e formazione, quindi una grande esperienza in questo ambito. Eh, insieme con Alessandro Raguseo ha di fatto inventato il recruiting collaborativo. E eh, grazie a questo ha poi fondato Reverse nel 2017, un'azienda di edanting basata su una forte innovazione tecnologica e organizzativa. Eh, questa è un'azienda che in soli quattro anni di fatto ha scalato le prime cinque posizioni del settore in Italia e eh, ha riscosso anche il premio Best Workplace for Women nel 2020. Eh, Reverso oggi è una scale up presente in diversi paesi europei, tra cui Spagna, eh, Francia e Germania e oggi Daniele Bacchi è collegato da Berlino. Quindi buongiorno Daniele, benvenuto, grazie per essere qui con noi e, e grazie per così eh, presentare eh, il, eh, il libro al nostro, nostro fondo pubblico, sono in tanti che ci seguono in questo pomeriggio. Allora, prima di passare la parola all'autore, però vorrei dirvi che mi farebbe piacere se eh, questo fosse un dialogo interattivo anche con voi. Quindi, gli spunti che vi daremo saranno molti. Dunque, ci farà piacere se vorrete scriverci, mandarci, le vostre, mandarci alcune, alcune domande. Allora, eh, Daniele, Daniele Bacchi, perché è stato scelto il romanzo come forma espressiva? Grazie Chiara dell'introduzione e ehm, dell'invito a, a questa eh, presentazione. Ehm, allora, il, perché il romanzo? Però innanzitutto, prima perché il libro. Il libro, perché nella mia esperienza, soprattutto quella dell'ultima fase, quella della creazione di, di questa società di Reverse, e ho avuto. Oh, la chiara visibilità, che è una visibilità non solo italiana a questo punto, su tanta frustrazione e tanta sofferenza che, eh, che alleggia all'interno degli uffici eh, delle risorse umane di eh, Mezza Europa, però non solo d'Europa, ma anche quando lavoriamo con eh, tanti clienti eh, americani o asiatici. E, e appunto il libro è una risposta, eh, vuole dare una risposta a questa frustrazione, a questa sofferenza che si genera quando ci si imbriglia nei processi, eh, nelle strategie di ricerca e selezione. Allora mi sono detto, dai, posso raccontare eh, il perché e il per come uscire da questa frustrazione e da questo stato d'animo di solitudine del... Che eh, le funzioni di recruitment, ma anche le funzioni di, di HR vivono. E allora avevo davanti il bivio tra scegliere il classico libro di business teorico e eh, invece una forma più raccontata, cioè una forma di romanzo. E ho scelto questa seconda strada per diverse ragioni. La prima ragione è perché credo che una forma romanzata di concretezza. Cioè siamo invasi da tanta letteratura teorica, eh, ci sono tantissimi articoli, e il web ci rende anche questi articoli molto vicini eh, no? a noi, molto accessibili, e, um, però non ho trovato pochissimi, nessuno, casi che raccontassero poi come mettere in pratica le cose, le teorie. Soprattutto quando eh, alcuni temi come, non lo so, la Candidate Experience o l'Employer Branding o eh, le Gile Char o People Analytics, poi tutte parole inglesi. Eh, ok, prendiamo ad esempio la Candidate Experience. Io leggo teoria sulla Candidate Experience, ma poi dopo, quando finisco il libro la domenica, poi il lunedì vado in ufficio. E cosa vuol dire in concreto quel lunedì iniziare un, un, un processo di miglioramento dell'esperienza che il candidato vive all'interno della mia organizzazione? Eh, cosa faccio quindi il primo giorno? Come misuro il fatto che ci sto riuscendo? Cosa faccio la terza settimana? Ma soprattutto quando comincio a raccontare che voglio investire, credo che la mia organizzazione abbia bisogno. Di migliorare no, l'esperienza dei candidati. Uh, come convinco i miei colleghi che è importante investire del tempo di tutti in questo progetto? Ecco allora che la storia del romanzo, proprio perché è un racconto delle sofferenze e delle frustrazioni dei protagonisti, mi dà più concretezza. La seconda ragione è che raccontare il cambiamento calandolo. Eh, nei nostri uffici ce lo fa apparire realizzabile. Cioè, tante volte quando mi confronto con i nostri clienti c'è una sorta di eh, scoraggiamento, no? Eh, perché giustamente chi fa ricerca e selezione è consapevole, no? Che andrebbe investito del tempo, ad esempio, per migliorare l'employer branding. Quindi in realtà la meta è molto visibile. Eh, però il percorso per arrivare a questo rifugio in alta montagna, eh, insomma la salita la vediamo tutta. E questo scoraggiamento a volte comporta il fatto che, insomma, che mi blocchi e che non desideri neanche partire per raggiungere quella meta. Eh, quella fatica sta appunto nel condividere l'esperienza con i colleghi, con altre funzioni, col management, con il C-level. Uh, e quindi insomma anche qui la storia del romanzo mi fa apparire più uh, possibile il raggiungere quella meta, perché è proprio l'evoluzione che vivono i protagonisti. Chiarissimo, quindi il messaggio è eh, non ci serve un manuale, ci serve una storia nella quale ci possiamo sì, esatto. identificare, eh, soprattutto eh, una storia nella quale possiamo dire ecco mi sono sentito proprio così, ecco quindi questo è, questo esatto. è stato… È stato è stato il motore perché di fatto eh, la sfida oggi è appunto portare a bordo persone vincendo una grandissima concorrenza per gli stessi profili quindi prima di addentrarci nella, nella narrazione ecco qual è la situazione nel nostro nel nostro paese beh allora innanzitutto come dicevo prima non è solo il nostro paese che vive questa situazione che adesso vado ad illustrare eh, mi piace rappresentare, a volte mh, ho già citato questo esempio, però lo rifaccio volentieri, uso la metafora di due pianeti per rappresentare di solito il mercato del lavoro odierno. C'è un primo pianeta dove le organizzazioni ab hanno abitato per tanto tempo, più di dieci anni fa, ed è il pianeta dove la domanda delle imprese eh, era molto inferiore rispetto all'offerta che si trovava sul mercato rispetto a determinate competenze. Quindi c'erano 100 aziende che cercavano 100 profili, uno a testa facciamo, e eh, questi sul mercato c'erano 1000 profili che avevano quelle competenze. Quindi qui la sfida... Come dicono i numeri, era il trovare l'uno tra dieci che facesse il caso mio, cioè trovare tra questi mille quello che faceva il caso della mia impresa. E questo è il pianeta. In questo pianeta, ovviamente, per queste ragioni ci sono delle leggi fisiche, c'è una forza di gravità, insomma, a cui siamo stati abituati per tanto tempo. Poi il mondo del lavoro, non solo quello italiano, eh, ha invece all'interno un altro pianeta. È un pianeta dove la domanda delle imprese, delle organizzazioni è di gran lunga superiore all'offerta di competenze presenti sul mercato. Cioè, in realtà, queste 100 imprese che cercano il proprio profilo, lo stesso profilo, sul mercato, l'offerta di queste competenze, di questo profilo, eh, potremmo dire che è ci sono 20 profili sul mercato e 100 aziende che li cercano. Allora, come capite, in questo pianeta la gravità è il contrario, cioè si galleggia, <ride> eh, si è sulla Luna. Perché? Perché 100 contro 1000 e 20 contro 100 fa sì che le imprese debbano in realtà cambiare totalmente l'approccio. La, cioè non è trovare quelle 20 persone la vera sfida, non è il trovare. Ma è la capacità di portare a bordo quei venti, eh, vincendo la concorrenza delle altre 99 imprese che cercano lo stesso profilo. E in questo secondo pianeta, le leggi fisiche, come dicevo prima, sono completamente diverse rispetto al primo pianeta. Ovviamente, questa metafora. Dei due pianeti, cioè questi due pianeti coesistono nello stesso mercato del lavoro, no? ci sono ancora dei profili che sono abbondanti sul mercato. Ma la maggior parte delle imprese europee, non solo, quelle per cui lavoriamo, fa fatica proprio a portare a bordo, cioè ad assumere. Cioè, quando io ho l'occasione di eh, chiacchierare ecco, con imprenditori, con i char dire rector. E, eh, sostanzialmente il, il, la, il misunderstanding è sempre dire non riesco a trovare: no, non è vero, non è, non è vero che non riesci a trovare perché oggi le banche dati sono aperte, sono libere, eh, sono libere per modo di dire. Basta pagare qualche abbonamento di qualche migliaia di euro e uno ha accesso alle banche dati mondiali dei profili. Il problema è che una volta che il profilo è lì ha una portata di click, poi lo devo convincere quantomeno a rispondermi. Quindi è una questione di non riesco ad assumere che non riesco a trovare chiarissimo eh, allora l'autrice nella, nella, nell della prefazione la professoressa eh, Beatrice Manzoni eh, della, della, della SDA Bocconi eh, ha in realtà eh, diciamo, tradotto in numeri eh, questa, questa metafora dei due pianeti perché eh, ha scritto nella sua prefazione, dice i numeri parlano chiaro, l'85% delle, delle aziende italiane fa fatica a trovare le persone giuste, questa percentuale era del 29% dieci anni fa, quindi abbiamo forse i due pianeti adesso. E dieci anni fa. Nei primi sei mesi del 2022 un milione di persone ha lasciato il lavoro nel nostro paese, 32%, più 32% rispetto allo stesso periodo del 2021 e infine solo il 21% di chi lavora dichiara di essere coinvolto dalla propria attività. I dati ci parlano di tre sfide, attrarre, trattenere e coinvolgere, questioni comuni al marketing e poi torneremo su questo aspetto. Allora, eh, vogliamo spiegare ancora, ancora meglio questi numeri? Eh, sono numeri pesanti, eh? cioè, 85 organizzazioni su 100 fa molta fatica a portare dentro profili e quindi, il che vuol dire che fa fatica a cambiare, fa fatica a crescere, eh, anzi è impossibilitata a farlo. La ragione di, que di questo sta nel, nella rivoluzione digitale che... Stiamo vivendo in questi dieci anni, no? Questa rivoluzione digitale non ha creato soltanto una ricerca folle per i profili STEM, no? I famosi ingegneri del software, i matematici, um, ma ha proprio cambiato e ha creato una richiesta di competenze tecniche sul mercato che investe tutti i ruoli, non solo la pepita d'oro dell'ingegnere dell del software. Eh, facciamo degli esempi, Mi piace sempre essere concreto come nel romanzo. Eh, ad esempio, non so, la funzione marketing, la funzione marketing si è voluta a tal punto da creare una miriade di specializzazioni perché sono una miriade le, i tools tecnici e le piattaforme che devi saper padroneggiare per impostare la tua, per, per eseguire la tua strategia marketing. Uh, C'è il canale online dei social e allora ti devi impratichire degli strumenti che permettano di raggiungere l'auto audience lì. C'è il canale eh, degli e-commerce, c'è il canale del, delle campagne di contenuto, ad esempio, e quindi ognuno di questi canali, ne ho citati solo tre, ha poi al suo interno diverse piattaforme. Quindi chi quando, quando si cerca una figura marketing è, co è già complesso comunque raccontare che cos'è che, 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 cos che si chiede di fare alla figura. E quindi questo ha creato questa disparità appunto tra la domanda che dicevo prima e l'offerta. Ma pensate anche non so, al ruolo di un sales, no? di una persona, di un commerciale. Un commerciale, ad esempio, B2B è una persona che deve eh, vendere ad altre aziende i servizi, insomma, tra, tra aziende. C'è cioè, anche questa figura che, per carità, deve continuare ad avere le capacità che aveva no? di relazione, di, la capacità di costruire velocemente network. Ma oltre a quello, a queste figure, viene anche richiesto tutta una serie di competenze tecniche per usare degli strumenti, uh, dei, dei, dei CRM o comunque degli strumenti che sono nati negli ultimi pochissimi anni, che sono diventati leader di mercato, che permettono loro di fare. Molte più cose, di aumentare le loro performance molto di più, però è chiaro, li devi sapere usare. Quindi, quando il cliente si dota di questi software, eh, eh, se vuoi, anche meno costosi, poi il problema è formare le persone, trovarle, soprattutto trovarle e assumerle, ecco come dicevo prima. Eh, quindi, insomma, è proprio questa ondata di rivoluzione digitale che ha creato questa disparità tra domanda e offerta. E la professoressa eh, Manzoni. Sì, eh, dice Manzoni, sì, che poi. Eh, citava anche l'engagement, fatto... no? Eh, eh, esatto, ma ci introduce esatto. anche il concetto delle employee journey. Credo che sì. sia eh, interessante, prima eh, poi ci, ci addentriamo nella, 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 così, nella nell analisi della protagonista, però per chiudere questa, questa prima parte credo che sia importante eh, fare un affondo anche su questo, eh, su questo aspetto. Sì. Allora, praticamente eh, il concetto è quello di aumentare la capacità di ingaggio dei de, de candidati che, che voglio portare a bordo e, e che poi voglio trattenere. Quindi devo tenere alto, devo capire quali sono le loro aspettative e rispondere a queste loro aspettative per portarli nella mia organizzazione. Allora c'è questo concetto di giorni. Il concetto di giorni sostanzialmente... È che qualcuno un giorno si è svegliato e ha detto, ma noi, come persone e quindi come collaboratori delle nostre organizzazioni, viviamo delle esperienze all'interno della, non tanto all'interno, ma proprio questa esperienza di relazione con l'organizzazione dove lavoro o lavorerò parte già da quando, non lo so, leggo il primo annuncio di lavoro relativo a questa azienda, o magari parte ancora prima, da, dal, dal brand che questa azienda ha creato, quando io sono all'inizio solo cliente, magari, o possibile cliente di questa azienda. Allora, questa esperienza che noi viviamo è, allora io mi candido, vado sul sito, cerco di trovare la posizione, poi metto il cv, poi ricevo una mail di risposta, poi vivo un colloquio, poi magari... Uh, faccio, devo fare un test, devo fare un case uh, per essere ammesso, per essere valutato, ecco. poi mi fanno una proposta di lavoro, eh, poi vivo il primo mese, no? quello che si chiama il mese di onboarding all'interno di quella società, poi c'è il percorso di formazione, poi ricevo dei feedback, poi c'è il capo che mi fa ogni tre mesi, mi, mi dice come sto andando, poi vengo premiato o magari non vengo premiato. Eh, poi cerco di trovare un equilibrio tra la mia vita privata insomma è tutta una serie di esperienze che vivo all'interno dell'organizzazione e allora quel qualcuno si è chiesto ma queste esperienze che la persona che ognuno di noi vive all'interno della propria organizzazione non è che possono essere migliorate cioè non possiamo applicare quei concetti e quella scienza che usiamo quando vogliamo migliorare l'esperienza di un cliente o di un utente di un applicativo alla, al dipendente, al collaboratore. Perché se applicassimo quella scienza, scienza che si chiama, non so, ad esempio la scienza del service design, la scienza della user experience o del design thinking, cioè sono tutte delle pratiche e delle metodologie, io definisco scienza che se applicate come le applichiamo quando miglioriamo i servizi dei clienti, che se applichiamo alla vita, all'esperienza dei nostri collaboratori in questo journey, cioè in questo viaggio che il collaboratore fa da quando entra a quando esce, allora potremmo arrivare ad evolvere e a centrare quell'obiettivo di engagement, a essere più competitivi, sostanzialmente, nei confronti delle altre 99 imprese. Che cercano gli stessi profili, come farlo? Eh, come, farlo? come farlo adesso? adesso lo, lo vediamo, ma tutte queste, diciamo, questa lunga premessa è importante perché quando, appunto, si, eh, si, si apre una ricerca. E, e appunto questa ricerca non va a buon fine, do, dobbiamo farci delle domande che sono delle domande diverse rispetto a quelle che ci facevamo quando eravamo appunto sull'altro pianeta e questo ce l'ha spiegato molto bene Daniele. Allora, veniamo alla nostra protagonista. Eh, allora, chi è Teresa? Allora, Teresa è un HR manager che vive la sua attività di HR manager all'interno della sua organizzazione. E, um, ed è un'azienda la sua che come tante decide di investire e cambiare marcia con un piano, di, un piano triennale di, di digitalizzazione. Allora eh, il management tra cui, di cui Teresa fa parte decide di eh, assumere, eh, di costruire un team per creare questo percorso, questo per, per eseguire questo piano, questa evoluzione dell'impresa. E, e quindi Teresa è, eh, come dicevo prima, una dei nostri, incarna una dei tanti, delle tante organizzazioni che ho incontrato durante questo viaggio all'interno eh, del, del, prima della startup e poi della scaling up di Reverse. Cioè è, un, è una persona che vive molto la solitudine, che si crea quando ci si sente messi all'angolo per non riuscire a chiudere le selezioni che la nostra organizzazione ci affida. Ecco, questo, questo però è un, eh, è un passaggio molto importante perché nel libro viene descritta molto bene eh, la sua relazione con il CEO, con i clienti interni e nelle pagine emerge proprio la solitudine di cui ci parlavi prima, ma soprattutto la difficoltà eh, di dover gestire eh, anche co colleghi che vedono denuse, almeno nel breve, le loro aspettative. Quindi eh, cosa succede a Teresa? Insomma, senza spoilerare troppo, però eh, descriviamo una situazione nella quale immagino molti degli HR che ci stanno ascoltando in questo momento eh, si potrebbero identificare. Sì, sostanzialmente ehm... Questa sofferenza eh, è un punto cruciale eh, che ho visto e che vedo accadere ancora oggi tante volte ecco, insomma, in, in diversi paesi e non solo nelle organizzazioni italiane, ripeto, dall'azienda da dalla dall multinazionale storica americana che cerca e ci affida la ricerca di profili in Europa, alla PMI della Brianza, che aiutiamo a trovare profili strategici, non so, in Germania, le selezioni che gestiamo su, su Parigi, su Madrid, quindi è, 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 uh, insomma è, si è in buona compagnia, ecco, da questo punto di vista. E, e Lei Ciaro, insomma, chi si occupa di recruitment, viene messo, cioè si vive, non è che viene messo, si vive messo nell'angolo as, da aspettative che non sono basate sulla realtà. Cioè le aspettative create dal management dell'organizzazione abitano nel, nel primo pianeta, quello che descrivevo prima, perché ci, ci si è abituati così. Questa è la lista dei profili che dobbiamo avere. Portaceli il prima possibile. Quando li hai trovati, mandali. Ecco, questa aspettativa... Che viene generata in realtà non è corrisposta perché abitiamo ormai nel secondo pianeta e quindi bisogna proprio lavorare su intessere un dialogo bidirezionale e eh, costruire soprattutto la fiducia eh, né tra HR e cliente interno, cioè smettere il prima possibile di svolgere il ruolo di chi passa. I cv eh, ma entrare più nel merito e portare l'orecchio del mercato che le eh, frequenta sui tavoli del, del cliente interno e, però è una sfida, è una co, sfida eh. che non, è, che non è che non è facile insomma perché quando l'aspettativa del cliente interno è forte e rischia insomma di schiacciare di, di generare insomma, altissima frustrazione in chi poi deve adempiere no? a questo ruolo infatti infatti abbiamo, eh, abbiamo parlato della solitudine di, di, questo, di questo personaggio però nel libro come dire emerge, emerge innanzitutto la capacità della, di questa protagonista di questa, eh, di questa HR manager di dire come dire, di gestire un portato emotivo che in molti casi è molto pesante, però dall'altra parte c'è anche, eh, come dire, una grande forza, una grande intraprendenza da parte di questa giovane manager che la porta a perseguire la sua strada. Quindi, eh, come descriveresti questo personaggio? È un personaggio che, che ho voluto insomma che incarnasse. Eh, le aziende che conosco e gli HR che conosco che non si arrendono a questo essere messi nell'angolo, eh, cioè che vogliono portare vero valore all'interno delle proprie organizzazioni e che vogliono essere anche visti da un'angolazione diversa, da, eh, cioè, come chi porta valore a livello strategico. Eh, uno dei primi compiti. Che, che, che insomma che, che mi piace sottolineare è, è, due anni fa scusa mi permette di raccontare questo episodio ho, ho avuto la fortuna di essere invitato come ospite alla laurea ad honorem a, in piazza maggiore a Bologna di Eric Schmidt che è stato per forse più di dieci anni adesso mi sfugge se dieci o venti eh, l'amministratore delegato e il presidente di Google eh, lui ha scritto un libro su che si chiama How Google Works, eh, che racconta un po' no, in retroscena di come un'organizzazione come Google sia riuscita, insomma, in, in poco più che un ventennio, a diventare potente quasi quanto le nazioni eh, che, eh, che esistono al mondo. E, e in questo libro una delle, delle domande principali che lui fa a colloquio, quando è a colloquio con i manager, e suggerisce di fare, è la domanda... Ma qual è il compito più importante per un manager oggi? Quindi. E la risposta che cerca è hiring, cioè il compito più importante per un manager oggi è assumere, allora in questo no, nel dialogo che dicevamo prima tra il cliente interno che pensa che assumere sia una cosa facile, che il difficile sia trovare e che l'HR debba passare debba trovare. E poi passare i profili e lui farà il resto in discesa, eh, è un compito che viene stravolto in questa condizione di mercato. Perché quel manager che riceve i profili deve avere chiaro, e per avere chiaro, si deve far aiutare. E deve essere Teresa o comunque Lei Char ad assumere questo ruolo per fare, condividere con i clienti interni la grande difficoltà, e l'adozione di una strategia. Per assumere le persone che arrivano a colloquio. Quindi eh, è una persona che, Teresa, che è aperta al cambiamento, ecco, è una persona che eh, essere aperti per me significa captare i suggerimenti che arrivano da diverse funzioni aziendali, dalla vita privata, dalle letture. Eh, viviamo nell'era in cui l'informazione è dovunque, no? E dobbiamo solo avere la curiosità di, di trovarla, studiarla e poi cercare di applicarla, ecco, divertirci cercando di applicarla. Ecco, quando i compiti sono molto difficili di solito si, si chiamano le donne, forse non a caso, e eh, non, non a caso. La ragazza di questo eh, romanzo è una donna, ma eh, insomma a un certo punto della, della narrazione. Eh, come dire, eh, emerge così un, c'è un punto di svolta e questo punto di svolta è rappresentato dalla metodologia Agile. Allora, eh, brevemente, eh, di, cosa, di cosa si tratta? Perché se parliamo di un processo di ricerca e selezione non possiamo eh, eludere questo aspetto. Sì, è un'altra parolaccia questa qua, Agile, un altro parolone. Allora, eh, Legia è una filosofia che è nata nell'inizio degli anni 2000 tra i programmatori. I programmatori avevano il problema che non riuscivano a comunicare bene con i loro clienti, cioè chi gli diceva per piacere realizzami questo software, non era in grado di spiegare loro, o meglio, non era in grado lui per primo di concepire quale tipo di software avrebbe portato più valore all'interno della propria organizzazione. E quindi si viene a creare sempre questo enorme effort di produzione di software che alla fine non usa nessuno. Per risolvere questo problema di comunicazione viene creata la filosofia agile. La filosofia agile, alla fine, è, cioè, consiste in una serie anche di metodologie e di strumenti. Se vuoi, a volte sembrano dei, proprio dei veri giochi, dei veri e propri giochi di ruolo. Um, che servono però ad aiutare tantissimo quello che dicevo prima, no? la comunicazione bilaterale con il mio cliente interno. Allora, se io vivo un processo di ricerca e selezione dove il mio cliente interno si aspetta, perché appunto non ha letto a Google Works, <ride> che eh, l'HR passi a lui dei CV, e lui come al colosseo faccia pollice su pollice giù senza dare spiegazioni sul cv che arriva ecco che chiudere una selezione diventa una mission impossible allora quindi devo non solo devo cercare di ottenere una comunicazione che che, che, che faciliti ma non solo dal punto di vista del cliente che deve essere disponibile a fornire dei feedback mentre la selezione va avanti, ma anche io che passo CV devo anche far capire che oltre a passare il CV ho bisogno di far passare anche tutto il resto, tutte le preziose informazioni che sto collezionando. Quando intervisto decine e decine di candidati prima di passare quello che ritengo in linea con i valori aziendali dell'impresa. No? E non ci dobbiamo dimenticare di passare quelle informazioni. Ecco che a mio avviso, qui impostare la relazione con gli strumenti delle JAI consente di scalare questa montagna, che è la montagna della differenza di aspettative di cui parlavo prima, tra il cliente interno che si aspetta un determinato compito. E lei ciarche sul mercato incontra un altro tipo di mondo. Eh, ecco questo questo è eh, importante di fatto si tratta di una vera e propria eh, rivoluzione una rivoluzione che di fatto Teresa porta in azienda e la cosa eh, interessante è che questa rivoluzione non eh, diciamo ha davvero un impatto su tutta l'organizzazione perché di fatto la va eh, ad irrobustire e qui è importante sottolineare come questa metodologia di fatto ci aiuta ad, ad introdurre il concetto di antifragilità ma soprattutto eh, ci aiuta a fare una riflessione sul, sull'importante ruolo che ha l'HR oggi nell'organizzazione e sul contributo che può portare eh, proprio la funzione. Eh, per aiutare proprio l'azienda eh, ad irrobustire se stessa Sì stiamo facendo solo concetti teorici ma perché poi nel libro sono tutti pratici che c'è una Questo storia solo che se ci mettiamo a parlare della storia cioè, roviniamo il bello e spoileriamo insomma anche l'evoluzione dei, dei, dei vari personaggi principali eh, tra cui ovviamente anche Teresa quindi Stando sulla teoria, eh, il concetto di antifragilità, il concetto di antifragilità a me è carissimo, è un bellissimo concetto. E per chi ancora non l'avesse letto, insomma, io eh, è un mattone, quello di Taleb, che è l'autore di Antifragile, eh, di questo matematico e, eh, e filosofo libanese, no? che che lavorava presso la borsa americana prima che crollasse tutto con la, con la Lehman Brothers, ecco, eh, da quel momento lì in poi. L'antifragilità che cos'è? Allora, sostanzialmente lui definisce questo concetto di antifragilità. Noi abbiamo tutti in mente che cosa sia una cosa fragile, cioè mh, abbiamo non so, un cartone, una un box all'interno con fuori c'è scritto uh, fragile e sappiamo che se applichiamo delle forze esterne a, questo, a questa box, uh, quello che c'è all'interno può perdere le proprie capacità fisiche e chimiche, no? cioè, sostanzialmente si rompe. E, e allora cioè, l'opposto di fragile qual è? Non è robusto secondo Taleb perché è robusta... È solo una cosa che è meno fragile, cioè se all'interno avevamo dei cristalli scuotiamo e questi si rompono. Se all'interno, invece di avere dei, dei bicchieri di cristallo, mettiamo dei, dei, dei calici di plastica, ovviamente scuotendo, cioè applicando la stessa forza, quello che c'è all'interno non si rompe. Però, se cominciamo a pestarlo, si rompe anche quello che era più robusto, cioè meno fragile. E allora lui se ne esce con questa definizione di antifragile, che lui dice non esistere, non, non è un concetto che abbiamo coniato prima. L'antifragilità, secondo lui, è il costruire, il pensare alle nostre organizzazioni, al business, alle istituzioni, non creando e cercando di creare delle cose robuste. Perché in questo mondo, per qualunque motivo, eh, in un mondo così veloce, così volatile, se tu crei una cosa robusta come, non so, la centrale nucleare di Fukushima, tu la crei robusta e dici non ci sarà mai un'onda così alta da crearmi dei problemi, però poi c'è un maremoto e arriva un'onda che non avevi previsto prima, eh, che che fa smettere, cioè che, che cancella tutto d'un colpo il concetto di essere robusto, no? E, e lui va sull'antifragilità e dice, allora noi dobbiamo cercare di creare quelle cose che se scosse migliorano. Questo è il concetto di antifragilità. Allora questa forza esterna che ci scuote può essere il covid, eh, può essere... Il cambio può essere il prezzo dell'energia che aumenta, poi diminuisce. Possono essere anche eventi competitor che nascono per tornare un po' più vicini al business, eh, dal niente perché creati su tecnologie nuove, ancora non esistenti. Eh, e allora la nostra reazione nel creare un processo di ricerca e selezione o un'organizzazione, non deve tanto essere voglio controllare tutto e voglio definire a priori tutto quello che può accadere perché devo creare una cosa robusta. Secondo Taleb, io devo creare delle cose che non abbiano paura, delle organizzazioni che non abbiano paura di sapere che fuori il mondo cambia di continuo e non abbiano la pretesa di prevenire quello che accade. Ma Taleb sostiene e ci incita a creare delle organizzazioni, delle funzioni che sappiano invece reagire velocemente a quello che accade, capire che sta accadendo qualcosa, quindi avere dei sensori in grado di capire: occhio, sta accadendo qualcosa di nuovo, e costruire delle organizzazioni in cui la catena di comando non sia chiedo al mio capo, chiedo al mio capo, che chiedo al mio capo, che chiedo al mio capo. Per poi ricevere no, il, la risposta un mese dopo, ma creare delle organizzazioni appunto che possano velocemente reagire ai cambiamenti continui a cui siamo sottoposti ormai giornalmente. Ecco quindi, questo è il, è il concetto teorico dell'antifragilità, bellissimo, ecco mio sì, parere. Concetto. È un, concetto, è un concetto teorico, però vediamo che eh, in, questa, eh, in questo teorizzare c'è eh, la, la funzione ICAR che ha, ha un ruolo eh, molto importante insomma, nel, nel costruire l'antifragilità la, dell'azienda, perché se la cifra della nostra epoca è la velocità, eh, gli, gli eventi imprevedibili si presentano con velocità sempre, sempre maggiore, quindi eh, l'azienda, l'organizzazione deve essere in grado di reagire, deve insomma, costruire eh, appunto la propria, eh, la propria antifragilità. E, e vediamo eh, insomma, le, come, come si muove eh, Teresa proprio per, per costruirla, come si muove in questa, in questa direzione e eh, c'è anche dunque naturalmente invito i nostri partecipanti a scriverci se avete dei commenti, se avete delle eh, osservazioni o anche delle domande, insomma naturalmente rispondiamo in diretta. Ma volevo tornare a un tema che eh, affronta l'autrice della prefazione eh, appunto nelle prime pagine del libro, eh, ma poi riprendi anche tu e cioè la, la convivenza tra il marketing e l'HR. Allora, eh, approfondiamo questo quest aspetto perché nel libro ci sono diversi appunto eh, accenni a tecniche di marketing, perché è importante, perché lo dobbiamo considerare, perché l'HR deve guardare al marketing. Sì, riprendo la metafora dei mondi. Allora il primo mondo è il, il pianeta dei compratori, cioè è il buyer's market, come la definiscono gli inglesi o gli americani. Cioè è un pianeta dove valgono le regole di chi compra. Io sono davanti a uno scaffale, devo scegliere un prodotto. O sono davanti devo bandire una gara per scegliere un fornitore di servizi, ho infinite possibilità tra cui scegliere, costruisco dei, eh, un bando, costruisco dei requisiti a cui le persone o ehm, i prodotti o i servizi devono soddisfare per entrare in relazione con me eh, e per costruire la relazione poi di business che ho in mente di costruire. Il mercato dei compratori. Un mercato in cui siamo tutti nostro, molto a nostro agio, eh, perché lo viviamo anche come persone fisiche. L'altro pianeta invece è il mercato, è il seller's market, cioè il mercato di chi vende. Perché appunto siamo 100 e ce ne sono 20. È il mercato che, di cui abbiamo già esperienza, tutte le nostre organizzazioni hanno esperienza, quando? E beh, quando devono conquistare i clienti. Quindi, se da un lato eh, ci suona strano che, cioè non ci suona strano, scusa, non ci suona strano che un, un HR dica, eh non trovo candidati, non ci suona strana questa fase. Nel pianeta dei venditori, se un direttore commerciale dicesse, o un direttore marketing, non trovo clienti, beh ci suonerebbe, <ride> almeno all'amministratore delegato di quell'impresa, suonerebbe quantomeno bizzarro, ecco, ricevere, eh sì ma scusa non, non li trovo i clienti. Perché? Perché non è il trovare, no? È il conquistare. E allora, e allora cos'è? Cos Perché il marketing? Perché il marketing sostanzialmente noi studiamo già da, da decenni, tutte quelle tecniche per agire, per stare, per abitare questo secondo pianeta, è solo che dobbiamo applicarle a un altro contesto, cioè sostanzialmente bisogna applicarle alla ricerca e selezione. E quindi cosa accade? Accade che però se sono abituato, se la parola vendere mi scandalizza, se sono all'interno della funzione ICHAR, eh, eh, insomma, Teresa, ad esempio, è scandalizzata da questa parola la prima volta che la sente no? perché dice: No, ma io, io non devo perché vendere, vendere insomma in questo pianeta nel primo pianeta è qualcosa come associabile a c'è qualcuno che mi vuole ingannare, mi sta raccontando una storia che non è vera? No? Eh, perché pensiamo subito, come, come persone fisiche, a quell'esperienza e che è l'esperienza del compratore, la diffidenza verso chi vende? No. Invece, se tu sei venditore e hai esperienza di vendita, il concetto di vendita è un concetto nobile. Aiuto l'altro a capire, devo capire qual è la sua sofferenza, qual è il suo disagio, perché solo così posso raccontare e posso creare al mio interno un percorso, no? anche di ricerca e selezione, di avvicinamento alla mia impresa, nel quale lui mi possa conoscere meglio di come io appaio scrivendo un annuncio di lavoro ecco allora tutto viene stravolto no quando si dice l'annuncio di lavoro allora l'annuncio di lavoro è advertising nel pianeta di chi vende l'advertising è una roba che mi deve che deve fare in modo che ci siano parecchi clienti che siano interessati quindi faccio una cosa originale la faccio creativa faccio il video eh, mi invento di qualunque per emergere, per spiccare e conquistare dei clienti no? nel mondo dell'advertising. Mentre quando ragiono con l'annuncio di lavoro nel pianeta dei compratori, scrivo sostanzialmente tutta una serie di requisiti e quello che sto comunicando invece che è la curiosità, la diversità, l'originalità per attrarre, lo scrivo come a dire... Oh, ascolta, se non, cioè, se non sei, se non hai almeno 8 di queste dieci caratteristiche, non mi far perdere tempo, eh, che io non ti, non, non ti candidare perché mi fai perdere tempo, ho già fuori dalla porta 100 persone che, eh, tra cui scegliere quindi è proprio questo il paradosso, no? quando, quando per quello faccio sempre la metafora dei pianeti, perché si capisce perché è è molto... un altro mondo, è un altro mondo, molto però è il molto... mondo dove. Volente o non lente, il dato che, Beatrice, che riporta Beatrice nella sua, organizzazione, nella sua prefazione è 85 aziende su 100 non riescono ad assumere. Certo, certo. Eh, allora, eh, dunque è, arrivata, è arrivata una domanda che, eh, faccio, che faccio subito per rispondere immediatamente al nostro, eh, al nostro ascoltatore. Allora, chiede... Eh, nella difficoltà di assumere, quanto giocano i, pre i pregiudizi, soprattutto di genere e anagrafici? Ehm, Qui torniamo nel primo mondo, cioè quello della, della, ah. del compratore. <ride> <ride> eh, no, la competenza la fa, la fa da padrone, ecco, cioè quindi eh, poi è chiaro che ci sono tutta una serie di requisiti. Che di nuovo vengono imposti perché c'è un'aspettativa di mercato che non è quella reale all'interno delle organizzazioni eh, che fa sì che appunto insomma ci siano dei requisiti per cui non so valuto solo gente proveniente dal mio settore valuto solo under 40 valuto solo uomini valuto solo chi ne ha più ne metta ecco dei requisiti che però ereditiamo dal mondo di nuovo di chi compra. Ecco, quindi abbiamo speso decenni a studiare delle formule e dei, degli strumenti per selezionare. Abbiamo costruito dei percorsi selettivi all'interno delle nostre organizzazioni per non sbagliare a selezionare tra quei mille lavoratori del primo pianeta. Quindi percorsi con test, psicoattitudinali, business case, eh, vari tipi di colloquio, tantissime metodologie, una, mh, libri pieni, zeppi di teoria e di pratica anche su come svolgere un colloquio, sempre solo sulla parola selezionare. E, e, cioè, quella appartiene al primo mondo. Per carità, cioè... Selezionare rimane ancora oggi attiva, eh? ma prima di selezionare bisogna che tu abbia almeno tre persone fuori dalla porta, se no, di selezione fai poca, sul zero. Chiarissimo, chiarissimo. Ecco c'era un altro aspetto che volevo, che volevo affrontare, torniamo eh, alla, alla differenza tra i due mondi. Ecco, eh, in questa, eh, tra il primo e il secondo mondo è entrata eh, in maniera così preponderante la digitalizzazione. Questo è un aspetto che non abbiamo ancora affrontato, ma è importantissimo eh, eh, insomma, rimarcare l'attenzione su questo. Una centralità nella storia ce l'hanno anche i dati, quindi possiamo dire due parole su questo prima, prima di chiudere, perché è centrale. Sì, i dati sono una degli, uno degli strumenti più preziosi che mh, a disposizione di, uh, della funzione HR per acquisire un ruolo strategico all'interno della propria organizzazione. È, un, è una delle vere e proprie chicche, insomma, spiegate nel romanzo, su come fare per utilizzare, utilizzando il dato, a fare di colpo la magia, come se fosse una bacchetta magica, e a cambiare completamente la prospettiva degli attori seduti al tavolo ai, insomma, nella negoziazione con i clienti interni rispetto alle figure, alle tempistiche, alle aspettative economiche, a tutto quello che riguarda la ricerca e selezione. Se la funzione HR si impadronisce di alcune poche anche metriche, uh, svolta completamente il suo ruolo svolta completamente perché perché rende molto più visibile il valore che già oggi porta all'interno della propria organizzazione eh, il sefo i sui numeri il direttore commerciale sui numeri le operation hanno i loro numeri ecco se e, insomma io quello che suggerisco quello che ho visto funzionare centinaia di volte anche con l'aiuto che Reverse dà, molto incentrato sui numeri rispetto al servizio di danting che, che svolgiamo, è proprio rivoluzionare il percorso di ricerca e selezione, eh, che, 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 perché col numero io smetto di raccontare un'opinione ai miei interlocutori eh, e inizio a raccontare un fatto. E eh... da dire che forse con, con, con i numeri lei ci ha, si può sentire anche meno solo nel senso che, eh, probabilmente, eh, sì. le sue, il suo operato viene suffragato dai, da, da fatti. Eh, è arrivata una, una, una domanda che è articolata, ma interessante. Eh, Un'ascoltatrice eh, ci eh, dice che i requisiti e scopo della funzione sono fondamentali per definire un ruolo lavorativo. Secondo lei quanto ancora vera questa affermazione e quanto un HR manager dovrebbe cambiare il paradigma e capire quanto quella persona potrebbe essere adatta al ruolo se il ruolo non è definito con delle specifiche? Come si può fare? Sì, fa parte del cioè in, in, in quella comunicazione bilaterale no? che dicevo tra, tra l'HR o chi raccoglie i requisiti no? della posizione, noi abbiamo un cliente interno che, spero che non ci siano clienti interni o <ride> manager di linea all'ascolto, no, sto scherzando, però la tentazione dei, dei clienti interni, tutti noi, anzi facciamo così, tutti noi quando siamo clienti interni, ci, ci, ci facciamo prendere la mano e cominciamo a scrivere quelle che noi chiamiamo in reverse le lettere di Babbo Natale, cioè tutta una serie di requisiti, perché è il, è il sogno, vorrei una persona al mio fianco, un mio collaboratore, che sapesse fare tutte queste cose. Allora, siccome poi i requisiti sono tecnici, si crea questo primo gradino no? tra il cliente interno e chi va a raccogliere i requisiti, che non riesce a entrare nel merito tecnico di tutto quel lenzuolo. Di richieste a santa claus no e, eh, e quindi cioè, si viene a creare un, un primo pregiudizio diciamo così una prima aspettativa da parte del cliente interno che pensa che i debba capire tutte quelle sigle ma lei ci o le danter o il recruiter di mestiere fa quello cioè di mestiere lui con, parla con le persone capisce le loro motivazioni è un lavoro molto complesso. Ecco, è un lavoro di trade union tra la richiesta e la spiegazione dell'opportunità e la vendita dell'opportunità ai candidati. Eh, e quindi ha già il suo grande affare nel fare il regista anche di tutto il processo selettivo e motivazionale dei candidati, man mano che vanno avanti nel processo. Ora. Eh, quindi per questo la domanda sui requisiti è ok i requisiti sono importanti perché è difficile avere dei titoli di job che dicano cerco persona eh, affabile o empatica no come job title e eh, quindi per forza nel job title poi ci finiscono dei requisiti legati a un ruolo ecco però il giusto eh, per essere sullo stesso piano del nostro cliente interno, cioè per essere i suoi apprezzati consulenti come i char, dobbiamo andare oltre i requisiti, no? E, e abbiamo, se usiamo i dati, abbiamo tutte le armi per farlo. Poi uh, e sederci al tavolo dicendo guarda, il mercato ho raccolto sui, sul mercato questi dati. Questa era la tua aspettativa, e invece, questo è quello che il mercato mi ha detto. Te lo riporto. Chiarissimo. Allora il tempo è passato velocemente ma è arrivata un'altra domanda molto pertinente. Un ascoltatore eh, rileva che le PMI sono una parte importante del mercato del lavoro ma mediamente hanno una scarsa cultura delle risorse umane. Come ci collochiamo rispetto a questo tema, rispetto ai mercati esteri? Eh, io, cioè, secondo me, più che più che PMI, di nuovo c'è un, un, un mondo che, che vive in quel primo pianeta e c'è un mondo che ha già capito che, che, che è diverso. Io potrei citare tanti nostri clienti che sono PMI, che, che in realtà hanno ben capito che, che l'area è cambiata, eh, ma non... Ma non anche che l'area è cambiata in quanto insomma che siamo tutti più etici o più sostenibili, ecco per citare due parole in voga, eh, ma proprio perché la, scar la scarsità di profili e di, eh, di, di personale qualificato fa sì che quel bene diventi prezioso. E quindi lo devo trattare come un bene prezioso. E come bene prezioso... Devo introdurre un determinato tipo di cultura. Che se non introduco, perderò, perderò le cose preziose che ho, che sono tutte le persone che contribuiscono al mio successo. Io non ne farei tanto un distinguo tra PMI e, e, e grandi imprese. Ecco, ho visto su entrambi gli scenari um, cose brutte e cose belle. Ecco rispetto alla gestione del personale interno. Chiaro, chiaro. Quindi qua la differenza è se siamo con un mindset eh, nel primo pianeta o eh, nel secondo, certamente possiamo dire che abbiamo una navicella che ci traghetta nel secondo pianeta, che è certamente questo libro che ovviamente vi invito, vi invito a leggere. In uh, chat vi abbiamo eh, mandato, mandato un link, il libro naturalmente eh, lo trovate. Eh, sul sui canali digitali della casa editrice est sul nostro e-commerce naturalmente anche eh, su Amazon. Quindi io ringrazio eh, Daniele Bacchi per questo davvero per aver scritto questo, questo libro, è una narrazione eh, davvero di grandissima di grandissima utilità perché il mondo davvero è cambiato e tutto questo. Uh, questa parte insomma va affrontata davvero con un, con un altro punto di vista, e uh, Teresa uh, ci, ci aiuta. C'è anche poi un, tutto uno sfondo crime, thriller nel romanzo, cioè per renderlo anche più, insomma, per aumentare la velocità, ecco, il. Assolutamente. Lettura. <ride> ecco quindi, quindi vi, invito, vi invito a leggerlo e naturalmente vi invito a vi ringrazio anche per essere stati con noi per aver partecipato a questa puntata del nostro programma dedicato alle letture manageriali. Eh, grazie Daniele Bacchi, grazie a tutti voi per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie a tutti, buona evoluzione.